Mio padre non tiene molto alla diplomazia. Thanos. Lui non è mio padre. Da quando lo conosco, Thanos ha sempre avuto un solo obiettivo. Il genocidio. Ma casuale, imparziale, uguale sia per i ricchi che per i poveri. Riequilibrare l'universo sterminando metà delle forme di vita. Perfettamente bilanciato come tutto dovrebbe essere. Quando Thanos conquistò il mio mondo natio, uccise i miei genitori davanti a me. Uccideva persone di pianeta in pianeta. Un massacro dopo l'altro. Incluso il mio. Come hai detto che si chiama? Thanos. È un flagello, Tony. Invade i pianeti, si prende tutto ciò che vuole, stermina metà delle popolazioni. Lui ha mandato Loki. L'attacco a New York era opera sua. Se prenderà tutte e sei le gemme dell'infinito, potrà farlo schioccando le dita, così. So cosa significa perdere. Sentire disperatamente di aver ragione. Ma ciò nonostante, fallire. Ora la realtà potrà essere tutto quello che voglio. Da piccolo mio padre faceva combattere me e Gamora per addestrarci. Ogni volta che mia sorella prevaleva, mio padre rimpiazzava un pezzo di me con un meccanismo, dicendo che voleva che io fossi alla sua altezza. Ma lei vinceva. Tu sei quella che voleva vincere, io volevo solo una sorella! Mi torturò. Thanos mi ha tolto l'occhio dalla testa. E il cervello dal cranio. E il braccio dal corpo. E mi trasformo in un'arma. Per causa tua. Forza. Possiamo fermarlo. Sono pronto. Lo pensiamo tutti all'inizio. E tutti sbagliamo. Se mi sbagliassi, cosa avrei da perdere? Io so una cosa che lui non sa. C'è una cosa di cui dobbiamo discutere, piccola. E se dovesse scoprirla, l'intero universo sarebbe a rischio. Oh, figlia, ti aspetti troppo da lui. La gemma esige un sacrificio. Di cosa? Per poter prendere la gemma, dovrai perdere ciò che ami. Uno scambio eterno. Un'anima per un'anima. Davvero? Lacrime. Non sono per lui. Mi dispiace, piccola. Questo non è amore. Hai fallito. E lo sai il perché. Perché tu non ami niente. Nessuno. È in lutto. Per cosa è in lutto questo mostro? Per Gamora. L'ha portata a Vormir. È tornato con la gemma dell'anima. Ho ignorato il mio destino una volta. Non posso farlo di nuovo. Nemmeno per te. Questo universo è limitato come le sue risorse. Se la vita venisse lasciata incontrollata, cesserebbe di esistere. Alla fine metà dell'umanità continuerà a vivere. Titano era come molti pianeti. Troppe bocche, cibo insufficiente. E rischiando l'estinzione ho offerto una soluzione. Perché hai ucciso la metà del pianeta? Un prezzo modesto per la salvezza.
mi diedero del folle. E quello che avevo predetto si avverò. Io sono l'unico che lo sa. Allora questo è il futuro. Ben fatto. Almeno io sono l'unico con la volontà di intervenire. Bene. Lo farò da solo. Tutti questi anni di conquiste, violenza, massacri, non era nulla di personale. Ma ora sappi che quello che sto per fare al tuo caparbio, irritante piccolo pianeta, me lo gusterò fino in fondo. Udite e gioite. Avete avuto il privilegio di essere stati salvati dal grande titano. Il Tesseract. O la testa di tuo fratello. Forse voi pensate che sia sofferenza. No. Questa è redenzione. Se fallirai... Dov'è Gamora? Non esisteranno regni né luni deserti. Dov'è? Il crepaccio e lui verrà a trovarti. Non sarai mai un dio. Bastardo! Dimmi che non l'hai fatto! Ma io vi chiedo per quale fine. Lo temi? Lo sfuggi? Il destino arriva ugualmente. Abbiamo appena perso. Siamo a fine partita ora. So che cosa devo fare. Ridurrò in briciole questo universo sino all'ultimo atomo. E poi, con le gemme che avete raccolto per me, ne creerò un altro. Pensavo che eliminando metà della vita, l'altra metà avrebbe prosperato. Mi avete dato prova che è impossibile. Scoprirai che la nostra volontà eguaglia la tua. E fin quando ci saranno quelli che ricordano ciò che è stato, ci saranno sempre quelli incapaci di accettare ciò che potrebbe essere. Resisteranno. Tanta fatica per una goccia di sangue. Questo è il tuo futuro. È il mio destino. Tu uccidi e torturi. E la chiami pietà. Ma il lavoro è fatto. E lo sarà per sempre. E poi? Infine mi riposerò. E guarderò il sole sorgere su un universo grato. Sta per accadere qualcosa. Quanto ti è costato? Alzati! In piedi! Non è un buon posto per morire! No, no, no! Groot! Calma, Quill. Oh mio Dio. Tony, non c'era altro modo. Non potevate sopportare il vostro fallimento. Dove vi ha condotto? Di nuovo da me. Io sono... ineluttabile. Le scelte più difficili richiedono una volontà più